dire buonasera a tutti, un benvenuto a questa serata, un benvenuto in particolare a Don Stefano Maria Greco, che è relatore di questa serata, un sacerdote della diocesi di Bologna, della parrocchia di San Savino, nella zona di Corticella. E un saluto particolare alle monache agostiniane che ci hanno mandato gli auguri per questa serata e che ci sono vicine con la loro preghiera. Io sono Camilla del Punto Pace Bologna di Pax Christi. Credo che quasi tutti voi sappiate che Pax Christi è un movimento nato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale come movimento di preghiera, di riconciliazione e di presa di coscienza, di consapevolezza, e segue sostanzialmente tre strade maestre, quelle della preghiera, dello studio e dell'azione. Ed è proprio in queste linee che come Pax Christi Bologna svolgiamo alcune iniziative di preghiera, per esempio con le veglie Restiamo Umani, un ciclo che c'è usualmente una volta al mese, il primo mercoledì del mese, e con degli altri incontri di approfondimento come quello di questa sera, che ci vogliono servire proprio per approfondire alcuni argomenti e poi servirci come trampolino verso l'azione. In particolare abbiamo deciso già dalla fine del 2017 di prendere in esame alcune parole che ci ha dato Papa Francesco, questo Papa che sentiamo molto vicino, e ve le ricordo brevemente, un po' per dare il filo conduttore e un po' perché se qualcuno è interessato può trovare la registrazione di tutti questi incontri sul sito di Pax Christi, sito di Pax Christi Bologna, quindi www.paxchristibologna.it. Abbiamo iniziato insieme proprio al Vescovo Matteo, che è venuto a parlarci delle parole di Papa Francesco rivolte al costruire la pace nel mondo con la rivoluzione della non violenza. Poi c'è stato il giornalista e saggista Guido Concellini che ci ha parlato dei gesti di Papa Francesco, un incontro molto interessante questo con Concellini, perché i gesti nella società di oggi hanno forse più risonanza delle parole. Misericordia è una delle parole cardine della predicazione di Papa Francesco e quindi abbiamo avuto un incontro con suora Anna Maria Gelvini, la Chiesa sia casa di misericordia. Mettere al centro la persona e il lavoro, altro concetto che Papa Francesco sottolinea tante volte, e ne abbiamo parlato con Roberto Ostini delle Api. Sul tema della povertà cristiana, vista come condivisione, solidarietà, libertà, abbiamo avuto Matteo Maradini insieme alla piccola sorella Claudia Elisabetta. E infine abbiamo avuto il tema della economia trattato in due incontri, uno con Don Antonio Agnelli, Papa Francesco no a un'economia che uccide, sì a quella che include, e con il secondo con Carlo Cefaloni su scelte di pace, riconvertire l'economia che uccide. E veniamo dunque all'incontro di stasera,
che ha per centro l'enciclica di Papa Francesco Gaudete ed Exultate, uscita proprio un anno fa, perché è uscita il 19 marzo del 2018. Però ci sembra che non abbia avuto tanta risonanza né mediatica e neanche all'interno delle parrocchie, delle chiese. Forse perché la santità viene sentita come una cosa di pochi, lontana da noi, di gente che dedica un sacco di tempo alla preghiera, modelli quasi irraggiungibili. Anche se Papa Francesco direi che ce la presenta in maniera completamente diversa, giusto? Parla di santità, della porta accanto, di tutti i giorni. Ce ne vuoi parlare? Molto volentieri, buonasera a tutti e accolgo con molto piacere l'invito di Pax Christi, che mi onora così della sua amicizia in diversi suoi membri, posso dire così. Ecco, questo è un invito importante dato l'oggetto, non perché di chi parla, mi sento anche un po' imbarazzato a sentire i miei predecessori, ma per l'oggetto dell'argomento. La santità è qualcosa che non dovrebbe essere sentita come estranea a nessuno. E mi piaceva cominciare parlando di un ciabattino, perché andando spesso nella letteratura cristiana antica si trova molto modernità. Spesso guardando nel passato a fondo si può vedere meglio nel futuro, anche nel futuro della Chiesa. Dovremmo forse un po' recuperare certi tesori anche della nostra letteratura cristiana antica. E avrete sentito parlare di Sant'Antonio del Porcelletto, dicono in Veneto, Sant'Antonio Abate, no? Ecco, Sant'Antonio Abate, che era un grande eremita, il fondatore della verità del monachesimo, viveva nel deserto, faceva ceste, come tutti i monaci, intrecciava ceste per vivere e si dedicava ovviamente alla contemplazione e alla preghiera. Ma un giorno una voce lo raggiunge nella sua cella e: caro Antonio, non sei ancora giunto alla misura di quel ciabattino di Alessandria. Allora, mosso da curiosità, si dirige di buon mattino, prende il suo bastone, gli palma e andrò a trovare questo ciabattino. Entra, lo abbraccia e si siede l'Abba Abbas Antonio a fianco al ciabattino. Fratello, dimmi quello che fai. E il ciabattino risponde: ma non so che cosa faccio di buono, Abba. Semplicemente al mattino, quando mi alzo e mi metto al lavoro, mi dico che tutti gli abitanti di questa città, dal più piccolo al più grande, entreranno nel regno a motivo delle loro opere di giustizia. Io, invece, riceverò solo castighi per i miei peccati. E di nuovo la sera, prima di addormentarmi, mi ripeto la stessa cosa, dice il ciabattino. E a queste parole l'anziano Abba Antonio dice: in verità, come un buon artigiano seduto a lavorare in pace a casa tua, tu eredi il regno dei cieli. Io invece, che non ho discernimento, anche se dimoro sempre nel deserto, non ti ho raggiunto. Guardate, c'è un po' tutto lo spirito di questa lettera di Papa Francesco, che forse non casualmente è stata un'esortazione, no? Ecco, e non è un'enciclica, quindi è abbastanza facile da leggere, perché anche a pochi fogli, quindi è forse per questo motivo anche il Papa ha voluto un tipo di documento accessibile a tutti, forse non casualmente proprio il giorno di San Giuseppe, 19 marzo, perché è il santo della quotidianità, come a dire che nelle pieghe del quotidiano che ci aspetta, no? L'incontro con il Signore in fila alla posta, no? Quando la spiritualità della casalinga che appoggia la corsa della spesa entrando in chiesa per un momento di preghiera, è molto importante recuperare questa dimensione che ha voluto sottolineare il Papa con questo documento. E in un momento in cui, in una società liquida, come sappiamo, dove si sta schiacciando sotto i nostri occhi tante istituzioni che sembravano così non potessero mai crollare, invece stiamo assistendo a vari crolli, no? vari impoverimenti. E allora la santità cos'è?
Non è facile, in poche parole, capite, riassumere questo concetto, che non è un concetto, è semplicemente la realtà della chiamata di Dio, cioè è Dio che si rivolge verso il popolo già con l'alleanza che vuole stipulare. È un Dio che fa una riunione di famiglia, mi piace sempre questa immagine, no? La Trinità come una riunione di famiglia, e il padre che dice al figlio: figlio mio, bisogna che vai. Quindi è un Dio che va verso l'esterno, e già di qua, in questo troviamo già una parola importante: l'andare verso, andare fuori, ecco, non concentrarci e stare fermi su noi stessi, come dice il Vescovo spesso, incentrare sul nostro piccolo orticello la realtà spirituale, cioè la mia fede, ci fa ammalare. Allora, cos'è, dice Papa Francesco, l'invito che ci rivolge è quello di ricercare nell'andare verso gli altri il motivo principale per cui vivo la mia fede. Attraverso l'amore verso gli altri ritorno, e questo amore che si origina nella chiamata di Dio, ecco, Dio che mi chiama all'amore, come rispondo? Attraverso l'amore verso gli altri. Questo amore ritorna a Dio solo attraverso gli altri. È un Gesù che si fa periferia. Non è uno slogan sociale, non vuole essere uno slogan sociale, ma semplicemente la realtà della necessità che abbiamo di togliere dalla mente un'idea veramente sbagliata, che forse c'è stata nella Chiesa, del santo della nicchia, di colui che è beato, lui che è santo, io sicuramente non ci potrò mai arrivare, una santità che è fatta di... coincide con un'idea di perfezione. Ecco, una volta c'erano proprio anche questa dicitura, gli istituti di perfezione, no? Ecco, i consacrati entravano per perfezionarsi, ma è pericolosa questa idea. Dobbiamo veramente allontanare dal nostro orizzonte questa idea della santità irraggiungibile, è tutto il contrario. E il Papa fa riferimento a diverse figure di santi. Anche qui l'invito è quello a recuperare anche la geografia, a rileggere le vite dei santi. Qualcuno diceva che tra la vita dei santi e il Vangelo c'è la differenza che passa tra la musica scritta e la musica eseguita. La musica eseguita è la vita dei santi, che mettono appunto in pratica quello che leggiamo nel Vangelo. Ma ecco, entriamo un po' di più nel documento, vediamo un pochino, dal mio accento capirete che non sono di Bolzano, vediamo se indovinate di dove sono originario. Più a nord? Sono 850 km fuori porta, sono di Brindisi originario. Ecco, si sente? Sì. Dimmi un po', cosa parliamo? Di quello che vuoi tu, però direi che partendo un po' da quello che dicevi, che effettivamente tante volte, no, la santità ci sembra irraggiungibile, perfezione, e ne abbiamo anche un po' paura, no? Perché ci sembra molto sacrificio, ci sembra che ci tolga la possibilità di vivere la vita pienamente. A volte pensiamo ai santi, alcuni li vediamo sorridenti, però ci sembra che applicata a noi la santità diventi triste. Anche se mi sembra che il Papa dica cose completamente diverse. Assolutamente. Il Papa parla proprio molto precisamente di buon umore, l'importanza del buon umore. Anche qui bisogna fare delle distinzioni. C'è una dimensione di conquista, sicuramente. Perché? Perché la natura umana, ferita, come sapete, da quello che chiamiamo peccato originale, ma il peccato originale non è che sia un peccato particolarmente fantasioso, no? Perché la dicitura originale è un po' forse da rivedere, dobbiamo dire originario forse, peccato delle origini. All'inizio c'è qualcosa che Pelagio, non a caso parlo di Pelagio perché il Papa lo cita, c'è un difetto di fabbrica, insomma, qualcosa che ci è stato trasmesso che non ci porta spontaneamente verso il bene, verso il bello. Sì, il bello ci attrae, ma purtroppo ci attrae anche il male, soprattutto quando si traveste da bene. E questo si nasconde sotto varie forme.
Mi piace proprio anche fare accenno a questo di cui parla il Papa, cioè i nemici della santità. Quindi noi sappiamo che dobbiamo tendere all'unione con Dio, no? La santità. Però ci possono essere dei problemi. Allora, due nemici di cui parla il Papa sono essenzialmente questi. Il pericolo fa accenno a due eresie del passato. Eresia significa scelta. Si prende un aspetto della dottrina e ti concentri su quello, ti fissi su quella cosa e non ti stacchi più da quello. E per quel particolare, per te, è più importante di tutto il resto. Questa è un po' l'eresia, no? Allora, in questo caso le eresie sono due, quelle a cui fa riferimento il Papa, il pelagianesimo e l'ognosticismo. L'ognosticismo non è proprio quello antico a cui fa riferimento il Papa, ma il pericolo insito in questo moderno è lo stesso. L'importanza eccessiva data allo strumento dell'intelligenza, alla conoscenza. Posso raggiungere Dio, conquistarlo in qualche modo attraverso la mia conoscenza? Voi cosa direste nel primo acchito? Posso capire, comprendere Dio attraverso la conoscenza? Questo è affascinante nella prospettiva. È quello che succedeva anche con, e che succede tuttora con alcune realtà settarie, con alcune sette. Ma la conoscenza di Dio, evidentemente, è una chimera. Perché? Perché non mi fa altro che uscire, mi fa rimanere chiuso nel mio io e mi fa confidare eccessivamente nelle mie capacità. Quindi io l'errore che faccio è un errore di atteggiamento di superbia intellettuale. Pensare che Dio sia un teorema che si possa dimostrare e che possa essere capito. Capite che questo non può essere. Il mistero di Dio è e rimane, grazie al cielo, insondabile. Di fronte al mistero ci possiamo opporre e sperare solo attraverso l'amore di riuscire a cambiare qualcosa, di arrivare alle soglie, forse del mistero, lo dice la Bibbia. Chi ama conosce Dio, ma non è una conoscenza intellettuale. Il grave rischio, il grave errore che non dobbiamo correre, ripeto, diversi movimenti settari fanno questo errore, tipo testimoni di Geova, di Leone, tante volte dicono, ma tu con questi misteri, la Tele Cattolica con questi misteri, ma non è un problema di nebulosità, di voler lasciare le cose nebulose, semplicemente realizzare che la nostra realtà creaturale non può mai approfondire ed esaurire il mistero di Dio. E l'altro problema riguarda la volontà che mi permette, per essere santo, insomma, se mi impegno abbastanza, posso tagliare il traguardo. Tutto sommato la capacità ce l'ho, basta che mi applico come un bravo studente e posso avere la grazia di Dio. Tutto sommato tutti ci possono arrivare, che tutti ci possono arrivare, lo dice anche il Papa, ma sei tu, attraverso la tua sforzo personale, che puoi sperare di conquistare la grazia di Dio? Evidentemente no. Qui l'immagine che mi piace così ricordare è quella di Santa Teresina, una scala lunga in cima alla quale c'è il Signore e noi siamo nei primi gradini. Il Signore ci osserva un po' divertito e fare i primi sforzi, cercare di salire da questa scala, e quindi il Signore ci richiede questi sforzi, apprezza gli sforzi, ma poi scende Lui giù a prenderci e portarci su. Ecco, credo che sia l'immagine più idonea per esprimere quello che accade nel cammino della vita spirituale. Cioè, il Signore ci chiama, il Concilio di Trento, voi sapete che ha parlato molto della grazia del Signore, adesso si sta parlando anche un po' di più del Concilio di Trento, parlava della grazia preveniente, la grazia concomitante, la grazia susseguente. Ci vorrebbero solamente 10 serate per parlare di tutto quello che è stato detto intorno alla grazia. Capite che anch'io devo essere breve e circonciso, non diciamo qualcuno, non posso diffondermi troppo su questo aspetto. Però la grazia come una chiamata appunto da parte di Dio continua. Un Dio testardo che non si scoraggia di fronte alle nostre inevitabili cadute,
noi che siamo composti di argilla e cielo, questa argilla pesa, però ci fa sentire tutta la sua pesantezza, ci porta verso il basso, ma non deve farci fare questo errore più grave, il peccato più grave, quello di non credere più in questa mano tesa di Dio sempre verso di noi. Altrimenti renderemo inutile la croce di Gesù. Ecco, su questo libro noi possiamo sempre imparare a prendere la bella notizia che mentre eravamo ancora peccatori, udite, dice San Paolo, Dio ha mandato suo figlio. Mentre eravamo ancora peccatori. Questa è la grande e bellissima realtà che ci fa sfuggire da questi prove e rischi. Possiamo anche fare qualche passo in più. Perfetto. Direi che è bellissima questa immagine che hai ricordato di Santa Teresina, la scala. Il padre che apprezza gli sforzi, ma poi con il suo braccio ci porta su come in ascensore con facilità, no? E, però per affrontare questi primi gradini, per provare a metterci in questo cammino dove poi la grazia preveniente, susseguente, eccetera, eccetera. Tutte e tre. Dove la grazia insomma che c'è sempre ci aiuta. E mi sembra che Papa Francesco ci indichi le attitudini un po' come regola, come guida. E non so se ce ne vuoi parlare un po', a me poi in particolare aveva colpito quella che parlava degli operatori di pace e dei perseguitanti per la giustizia, però credo che poi tutti meritino un po' di approfondimento. Questa la so. Allora, è interessante notare, credo, la differenza. Sapete, io sono dunque sacerdote dal 2006, è sempre molto interessante vedere come si scoprono sempre delle cose nuove nella scrittura. Qualcuno ha paragonato la Bibbia un po' al cielo stellato. Più lo osservi, più ogni tanto lo scopri, no? Dei particolari, dei dettagli. E una cosa che non ho mai notato, l'ho notata proprio preparandomi così. Per questo incontro, nelle beatitudini c'è la differenza nella redazione di Luca e di Matteo. In Luca, come sapete, è sempre detto quel Vangelo della misericordia, no? E non c'è scritto siate perfetti, faccio una parentesi, mi raccomando sempre quando diciamo un'espressione, si legge in chiesa, siete perfetti come perfetto il Padre vostro, deve vedere che quel come va inteso perché il Padre vostro è perfetto. Non è un termine di paragone, evidentemente, perché cadremo di nuovo nella superbia di cui prima noi possiamo raggiungere la perfezione di Dio. E siete perfetti perché è perfetto il Padre vostro, dice Matteo. Luca invece dice una cosa interessante, dice siate misericordiosi, introducendo le beatitudini. E qui torniamo a un grande appassionato tema per diciamo, Papa Francesco, che è sempre quello della avere a cuore la povertà spirituale, materiale, avere occhi e orecchie per i fratelli che hanno bisogno, che ci passano a fianco e entrano nella nostra vita. Una delle cose belle di questa lettera, di questa esortazione, è l'elenco delle situazioni che il Papa fa di vita proprio concreta. Hai una mamma che sta per dissolversi così nelle nebbie di una malattia mentale e non la riconosce più e lei non ti riconosce più. L'eroicità di affrontare ogni alba, ogni mattina, che sai che farà appello a tutte le tue capacità umane e sottumane. Un figlio che al suo interno sta facendo morire il bambino e sta nascendo l'uomo, e lui stesso deve avere molta pazienza con se stesso, e tu non lo capisci più, ma lui stesso non si capisce più, poverino. Un marito col quale già va bene se riesci a mantenere una giornata intera senza litigarci, e dov'è l'amore? Di una volta, viene in mente la canzone di Andrea, no?
Bellissima la canzone, l'amore per tutto. Come che diceva De Rose, no? L'amore che sta per capelli è perduto ormai, non resta soltanto che qualche carezza e un po' di tenerezza, ecco. Dobbiamo imparare tanto, tante volte i cantautori, anche quelli dobbiamo recuperare. Sono i poeti che a volte anche in verità di fede riescono a cogliere così, no? Con un po' diversi, sono quelli. E quindi questo è, ti dà la misura della santità del quotidiano. Non pensiamo a estasi, a persone che vengono rapite in volo, a persone che di fatto poi diventano talmente lontane che appunto ci hanno fatto vedere la santità come qualcosa di inarrivabile. No, no, non è questo, dice il Papa. E nelle pieghe del quotidiano che ci chiede di incontrare il Signore nel luogo dove ti ha chiamato a vivere, nell'entrare i banchi di una scuola, so qualcosa perché sono stato insegnante, sono insegnato, e proprio nel bel mezzo della strada, per dire con le parole di un altro santo, scrivere per la chiesa. Un'altra santa molto interessante che vi propongo è Madeleine de Brelle. Madeleine de Brelle è questa laica francese che ha vissuto in un periodo particolarmente impegnativo dato la diffusione della filosofia materialista, no? Che in qualche modo si può sovrapporre, anche adesso c'è un grande ritorno adesso di materialismo, in un momento in cui, attenzione, qui tiriamo un pochino, ci tiriamo le orecchie da soli. Che tipo di cristianesimo stiamo vivendo? Questo spesso il Papa ce lo richiama. Quanto ci attira quello che dovrebbe essere invece il nostro impegno quotidiano, la parresia, cioè il segno che lo Spirito ancora c'è nella Chiesa, e se veramente siamo spinti, ma proprio spinti, dobbiamo sentire proprio la mano, lo Spirito che ci spinge ad andare fuori dall'uscio di casa e dire: ma io che sono quotidianamente raggiunto da questo amore, istante per istante, ma che ci sto a fare ancora a casa? Perché non ne parlo? Perché io ho addirittura vergogna a volte di fare un seme in croce prima di mangiare la pizza quando sono, no, fuori a mangiare la pizza con gli amici. Facciamo certi, no, sgorgo, non si capisce se cos'è, un seme di croce. Fai il seme di croce, come lo fai anche a casa? Dov'è il problema? Scoprono che sei cristiano? Proprio quello è bello. Devi far vedere che sei cristiano. Perché? Noi siamo una religione tra le religioni. Attenzione. La paresia è proprio la franchezza, si può tradurre così il termine paresia, la franchezza che fa la differenza, non che fa le crociate, ma che è segno. Allora, se non siamo più segno, se non siamo più segnale, se il sale ha perso il sapore, dov'è l'invito appunto a conoscere Gesù e quindi anche la santità? Perché? Perché è un invito appunto ad andare verso gli altri, ma non portando me stesso, ma portando quello che è il frutto della mia esperienza spirituale e anche dal mio sorriso, dalla gioia. La gioia è contagiosa. Se c'è un muso lungo, perché non ero cristiano? Scusa, sei più triste di me. Quindi le beatitudini proprio come un invito, ecco una cosa che mi stavamo prima dicendo nelle chiacchiere che abbiamo fatto prima, e operatore di pace. Allora, il Papa Francesco dice anche questo: nella nostra vita, parlando sempre del quotidiano, ci succede di subire delle umiliazioni, non le andiamo a cercare, non c'è bisogno di andare a cercare perché il quotidiano ce le offre sempre. Sul luogo di lavoro potreste fare, mi immagino, chissà quanti elenchi, no, di situazioni di umiliazione vera e propria, no, di mobbing, chiamiamolo come volete, di situazioni in cui davvero ci viene chiesto di, purtroppo, di soccombere. Allora il Papa dice: non le andiamo a cercare, però ecco, in quel momento la nostra fede interviene per dire: Signore, ecco, ricordami che sto ripercorrendo il tuo percorso. L'uomo dei dolori che conosce il patire è trattato come un disgraziato, come c'è proprio Luca usa questo termine, no?
lui con altri malfattori veniva condotto, no? Cioè, con altri malfattori, richiamato nella sezione della sua giorno, parla di altri malfattori, quindi Gesù è anche trattato come un malfattore. Allora, nel momento in cui subisco questi torti, effettivamente quello che mi può aiutare è dire: Signore, la vivo proprio come un'assimilazione di te, come un momento in cui sono più vicino a quello che tu sei, e il discepolo non può essere di più dal maestro. Grazie. In effetti hai sottolineato questo discorso di dire siamo chiamati a una santità nel luogo quotidiano in cui viviamo, in cui agiamo, e di solito non siamo da soli, siamo con altri. Infatti parlavi di uscire, e questo forse significa anche che dobbiamo uscire dall'idea che ciascuno di noi si salva, ma un po' che ci salviamo insieme, come popolo, come famiglia, come amici. Ti lascio questo magari da sviluppare un attimo, e aggiungo anche un'altra cosa. Tu parlavi di franchezza, di parresia, e mi sembra che questo rientri anche in quella beatitudine che ci invita a, che ci ricorda che sono beati, perseguitati per la giustizia. E ovviamente ciascuno di noi non ha nessuna voglia di essere perseguitato, però nello stesso tempo a volte sentiamo di dovere alzare la nostra voce per difendere alcuni i diritti, alcuni valori, alcune persone, e quindi mi sembra che anche qui possa rientrare questo sentirci chiamati a un cammino di santità, anche in questo. Sì, l'espressione che usa il Papa è proprio, dice, l'unità è superiore al conflitto. Ecco, questo è il bene più importante in tante situazioni di conflitto, sicuramente avere in mira il mantenimento dell'unità. E in paradiso sicuramente il Signore ci chiede di andarci a braccetto, non da soli. Anche lì dobbiamo uscire da questa dimensione intimistica che ci fa prediligere attenzione a cose in realtà non importanti. Per esempio, c'è chi è ossessionato dalla liturgia, no? Per esempio, ecco, dalla eccessiva attenzione dei particolari, perdendo di mira appunto invece il tutto. E questa dimensione comunitaria è proprio quella che ci fa capire che l'essenza del cristianesimo è questo: essere interdipendenti, ognuno dall'altro. Non possiamo mai pensare alla nostra vita separata, sganciata dall'esistenza dell'altro. E Kierkegaard diceva la famosa espressione, no? L'amore a Dio e l'amore al prossimo sono due finestre che si possono aprire e chiudere solo contemporaneamente. È così, e la cartina tornasole della mia fede è proprio questa. Sono un costruttore di pace nel mio quotidiano, mi preoccupo di mantenere la pace anche tra due fratelli che conosco, e sono veramente, occupa la mia mente, il mio cuore, questa preoccupazione, appunto, di preoccuparmi di questo. E il Papa dice di essere, appunto, come un'espressione che usa spesso è questa: artigiani della pace, no? Ecco, costruire la pace è un'arte che richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. Qui ricordo il mio conterraneo Antonino Bello, quanto esempio ha dato, no? Anche già con la malattia addosso, quando andò a Sarajevo, no? Ecco, proprio mettendo da parte se stesso, proprio perché cosa è più importante al giorno d'oggi che essere costruttori, anche ognuno nel nostro piccolo, della pace. Non c'è cosa più bella e più importante. Però piace ricordare che la pace si può costruire anche attraverso un semplice sorriso, attraverso anche il buon umore. Riportare serenità in una situazione richiede anche a volte semplicemente poco, però quando è buio penso anche una piccola luce importante, no? Ecco, quindi anche un sorriso può veramente ristabilire quello che è contrastare il male. E allora mi è piaciuto questo accenno del Papa alle figure, i santi del buon umore, quindi San Filippo Neri,
Tommaso Moro. Io fra poco vi leggerò una preghiera molto particolare che qualcuno forse conoscerà, di Tommaso Moro. Avrei voluto distribuirvi delle copie, ma non ho fatto in tempo a farne, poi vi dico però come ottenerla. E i Santi di Ponente, però mi piace ricordare questo episodio, tra gli altri, che ci fa capire anche l'umorismo, no, dei santi. E c'era un signore che dopo la messa, che vi celebrava la mattina, si è accorto che questo signore, questo fedele, scappava, scherzava sul terrazzo appena finita la celebrazione della messa, tutte le volte, come proprio niente, non si teneva. Allora ha pensato un giorno, dice: adesso lo sistemo io, vi faccio capire quanto è importante trattenersi almeno un po' in preghiera, perché dentro di sé c'è il Signore, tu hai appena ricevuto il Signore dentro di te, no? E allora una mattina tutto si svolge come al solito, la messa, e appena la vede allontanarsi lo fa accostare da due chierichetti con tutto l'apparato che si usava per la processione del Santissimo, e quindi lo fa affiancare da due chierichetti con le candele e il baldacchino che si usava appunto per la processione cristiana, come se lui fosse un ostensorio, no? Allora lui ha capito che, allora ha capito che sono io l'ostensorio, in questo momento porto dentro di me Cristo. E l'altra invece, appunto, così, senso dell'umorismo di Tommaso Moro, lo vogliamo da questa preghiera particolare che mi piace così portarvi. Allora, poi dopo magari lasciamo anche un po' di spazio a qualche riflessione da parte vostra, così insomma noi che cammina ci riposiamo un attimo. E diceva Tommaso: Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire, donami la salute del corpo col buon umore necessario per mantenerla, donami, Signore, un'anima santa che faccia tesoro di quello che è buono e giusto, non si spaventi alla vista del peccato, ma trovi nella sua presenza la via per mettere di nuovo le cose a posto. Donami un'anima che non conosca la noia, i tormenti, i sospiri, i lagni, e non permettere che io mi cucci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io. Signore, dammi il senso dell'umorismo, concedimi la grazia di comprendere lo scherzo affinché conosca nella vita un poco di gioia e possa farne parte anche ad altri. Amen. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e vediamo, sì.